È il primo fallo di Enzo Esposito. Canestro da tre punti di Cook. Cook va ancora al tiro da tre e trova ancora il canestro. Bomba per Darwin Cook, 5 punti. Enzo Esposito controllato da Darren Day. Va alla bomba Esposito, la sbaglia, il rimbalzo di Magnifico. Day in attacco per Cook. Cook si alza e realizza. Settimo punto per Darwin Cook, che sta difendendo su Oscar Schmidt dall'inizio della partita. Dell'Agnello, Enzo Esposito, al quale Day dà troppo spazio, sbaglia ancora Esposito da tre però, e la Scavolini in attacco con Andrea Gracis. Palla per Magnifico, Magnifico per Cook che alza la parabola e realizza. Strepitoso inizio di Darwin Cook, 9 punti, 13 a 6 per la Scavolini. Tom Scheffler, quarto punto. Cook ancora il tiro, realizza e c'è il fallo di Gentile che protesta e poi cerca la bomba, la sbaglia, il rimbalzo è della Scavolini che è in attacco con Gracis. Gracis per Magnifico che va a depositare a canestro. Darwin Cook per Darren Day. Darren Day finalmente trova il canestro. Gentile controllato da Gracis. Chiama la palla Scheffler, invece è Cook il più lesto di tutti ad andare a rubare palla e a depositare a canestro. Sedicesimo, rabbia per questa distrazione dei suoi. Zampolini da tre punti a bersaglio, molto importanti le bombe di Zampolini. A 6:57 dalla conclusione del primo tempo, la Schiavolini ha sostituito Ario Costa con Darren Day. Per Magnifico il passaggio di Day, Magnifico si avvicina e realizza, più 10, 34 a 24. Gentile, blocco di Scheffler, Gentile da tre, sbaglia, il pallone controllato da Cook, contropiede Schiavolini. Grande, grandissimo Darwin Cook, 18 punti. Oscar Stoppato attacca la Scavolini. Fallo di Generali. Spettacolo Scavolini. Il primo. Non sta giocando bene Darren Day, mentre Cook fa ancora il tiro da tre ed è a quota 21. Cook in palleggio. Cook in palleggio controllato da Gentile. Palla per Darren Day. Darren Day si avvicina, si alza, va al tiro e sbaglia. Non è proprio in serata l'americano di Pesaro, ma la Schiavolini recupera ancora e va a realizzare con Darwin Cook. Dentro per Magnifico, deviazione casertana, recupera Zampolini, dentro ancora per Magnifico, ma poi è ancora la Snaidero e Cook strepitoso. Magnifico sbaglia dopo. Ancora un parere da Sauro Sorbini. Beh, è un momento difficile per la Scavolini, anche perché la Snaidero adesso ha quello che hai definito l'inerzia della partita, e perché Cook non sta riuscendo a tenere come nel primo tempo. Intanto comunque, dopo un errore di Snaidero, la Scavolini è andata in contropiede con Darren Day che ha schiacciato. È ripassata in vantaggio la Scavolini, ma Gentile fa ancora la bomba, la sbaglia. Oscar sbaglia ancora, ultima a toccare dell'Agnello. Oscar si scatena nei confronti degli arbitri. Il pubblico naturalmente chiede un fallo tecnico nei confronti del brasiliano, che è dotato di una carica agonistica incredibile. Un giocatore che può essere odiato dai tifosi avversari, ma che tutti sicuramente vorrebbero avere. Oscar intanto però ha perso la testa, ha dato un brutto colpo a Darwin Cook. Magnifico, splendido a bersaglio, 17° punto.
Snyder ad un solo punto, peccato per la Scavolini, perché la squadra pesarese aveva recuperato un rimbalzo molto importante. Adesso si scatena in percussione Del Rendei, che realizza, e c'è anche il quinto fallo di Generali. Polini per Magnifico, fuori per Cook. Cook in palleggio per Darren Day, Darren Day per Zampolini, dentro per Vecchiato, Vecchiato che si libera di Scheffler e realizza. Ancora due lunghezze per i pesaresi. Zampolini per Magnifico, Magnifico per Vecchiato, palla per Darren Day che realizza e subisce anche il fallo. La Scavolini è nuovamente avanti, 83 ad 82, a 1.23 dalla conclusione. Magnifico porta i suoi sul più 2, ma la Snyder è nuovamente in attacco e attenzione, potrebbe avere addirittura, se le azioni si seguiranno in questa maniera, l'ultimo tiro della partita. Gentile per Oscar, ruba palla Cook, ma la deviazione è sul fondo, quindi attacco ancora Snyder. 19 secondi a disposizione della squadra casertana per la rimessa in gioco. Per Oscar, stoppato Oscar, stoppato Oscar da Darren Day, palla molto molto importante. Darren Day, Darren Day in palleggio, dentro per Magnifico, fuori per Darren Day. Zampolini recupera il rimbalzo dopo l'errore di Darren Day. La Scavolini può tenere palla, ma poi ci sarà la Snyder che avrà ancora qualche secondo. Realizza Cook a 25 secondi dalla conclusione. Scavolini più 4, Gentile da 3, sbaglia. Il rimbalzo di Scheffler che sbaglia, il rimbalzo è di Zampolini che esce fuori. Perde palla la Scavolini a 6 secondi dalla conclusione. La stoppata di Darren Day credo che possa essere decisiva, considerata decisiva se la Scavolini vincerà. No defense, dice Darren Day, nessuna difesa naturalmente. 4 secondi, 2 secondi, 3 secondi, Esposito sbaglia, finisce la partita, la Scavolini è in semifinale. La Snyder esce con gli onori delle armi, ha combattuto e lottato sino all'ultimo secondo e non bisogna dimenticarla nel momento in cui tutti gli applausi del pubblico locale vanno alla Scavolini che vince 86 ad 82. Hanno realizzato per la Snyder Esposito 3, Dell'Agnello 6, Generali 8, Scheffler 8, Gentile 28, Oscar 29, nella Scavolini Gracis 4, Magnifico 20, Vecchiato 3, Zampolini 9, Costa 4, Day 24, Cook 27.